Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo a sfidare Lino, il capopalestra di Alto Ripoli, e andremo poi lungo il percorso 10 iniziando a trovare degli oggettini molto interessanti per Kalos nello specifico. Immagino che voi abbiate già capito, voi che siete esperti di Kalos, avete già giocato Pokémon XY, avete già capito di che tipo di oggetti sto parlando. Detto ciò quindi, iniziamo subito senza ulteriori indugi andando verso la palestra e ricordandovi di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati in un videogioco di questo tipo. Andiamo subito. Allora, la palestra dovrebbe essere qui in basso. L'avevamo esplorata tutta, credo, la città. Forse mancava questa casetta. No, che c'erano i due marinai. Esplorata tutta, sì. Quindi dobbiamo andare lungo il percorso qui montano per arrivare alla palestra, immagino, andando da questa parte. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' se si arriva da qua. Sì, esattamente. La palestra che è in una grotta. Silage City Pokémon Gym Leader Grant, ovvero Lino in italiano, the wild yet cool and collected rock climber, ovvero lo scalatore selvaggio ma anche figo e composto. Ok, dovrebbe usare Pokémon di tipo roccia e dovremo battere tutti questi allenatori per arrivare da lui. Beh, usa Pokémon di tipo roccia, quindi useremo ovviamente Frogadier. Andiamo, iniziamo con la prima. Perché sei andato da questa parte? Perché voglio sfidarvi. Voglio sfidarvi tutte, care Combat Girl. Tu sei Didier. Chiamano in capo Dwebble. Ok, quindi l'acqua è proprio la cosa che va a pennello contro Dwebble. Ok, Relicant invece è di tipo acqua e roccia forse, quindi mi servirebbe un attacco di tipo erba che non ho. Manderei, beh allora lascerei Frogadier a questo punto. E andiamo ancora di Water Pulse, che infatti è normalmente efficace perché roccia fa il paio con acqua. Ah, mi ha fatto addormentare perché avevo usato sbadiglio. Ok, 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 ok. Allora andiamo di Full Heal. Eccoci qui. Ci svegliamo. Altra forza antica. Forte, questo Relicant. No, per cosa attacco rapido? Sono stupido. Andiamo di Water Pulse. Perfetto. Battuto anche Frogadier. O meglio, battuto anche Relicant. Cosa dico, battuto Frogadier? Comunque, proseguiamo. Si va da questa parte, ma da questa parte non c'è un niente. Grazie, gioco. Allora andiamo su dall'altra parte. Scaliamo questa parte. Ok, non ci sono evidentemente strumenti nascosti nella palestra. Get lost, niente. Questa antipaticissima come al solito. E combattiamo contro Menon, che va nel campo Solrock invece. Roccia Psico se non sbaglio. Tutti con doppio tipo, eh. Andiamo di Water Pulse. E tra l'altro ha molta difesa speciale Solrock, motivo per cui resiste bene. Anche noi andiamo ancora di Water Pulse. Ok. E poi Lunaton. Beh, giustamente, hai Solrock, non vuoi avere anche Lunaton. Eccolo qui. Tutti e due confusi, tra l'altro, ma che fortuna. Però entrambi non si sono mai colpiti da soli e anzi, mi hanno disintegrato il povero Lunaton. Anzi, il povero Frogadier, niente, continuo a confondermi con i nomi dei Pokémon. Non devo registrare quando è tardi. Allora, Flame Charge e addio. E addio anche Lunaton. Grrr, assolutamente grrr. Andiamo a curarci il Pokémon ora, prima di proseguire. E già che ci siamo, dato che ora mi sono ricordato questa cosa, vediamo se posso insegnare Gelo Raggio a Frogadier, perché penso che sia una mossa incredibile da mettergli. È anche una coverage move molto buona, da usare contro i Pokémon di tipo erba. E qui non ci eravamo entrati, ok, non penso ci sia molto qui. The bugs have been selling so well, I don't have any more to give away right now, ok. Sono vendute talmente bene le bici che non ne ha più nessuna da darmi. Va bene. Pensavo che qui invece sarebbe stato il contrario, ovvero dato che la gente andava in giro con i pattini, le bici non le comprava più nessuno. Ok, vediamo se posso insegnargli quindi Gelo Raggio. Andiamo a prendere la MT. Posso insegnargli forse addirittura Surf, che è speciale, vediamo. Sì, beh, a questo punto mettiamo di Surf al posto di Water Pulse, no?
o insieme a Waterpulse, che non sarebbe male. Togliamogli Leccata. Tanto è un Pokémon già veloce di suo. E poi andiamo a prendergli invece Geloraggio. Vediamo un po' se lo trovo velocemente. Dovrebbe essere uno dei primi, Geloraggio. Allora, più su. Più su. Ice Beam, eccolo qui. E lo puoi imparare, perfetto. Quindi al posto di, direi, Quick Attack, diamogli Geloraggio. Ora Frogadier è davvero una bestia, con Surf e Geloraggio, che sono due delle mosse più forti di tipo acqua e di tipo ghiaccio che uno possa avere su un Pokémon speciale. Davvero potente, cioè non lo ferma più nessuno. Ok, andiamo quindi a risfidare la palestra, andiamo dal povero Lino, che se la vedrà molto brutta contro di noi. Davvero tanto brutta. Ok, proseguiamo. Andiamo su da questa parte. Vediamo se è giusto andare di qua. Hello there, young one. Salve, giovanotto. E questo è Bernard. Che manda campo Rhydon. Mi spiace, Rhydon. Ti beccherai un surf che ti farà talmente male che verrai one shottato, appunto. Perfetto. Poi, Nospas. Altro surf. Vedete, ormai non c'è più nessuno che possa resistergli, solamente questi che hanno vigore possono fare qualcosa, altrimenti zero proprio. Ok, Onix. Andiamo ancora di Surf. Con Onix probabilmente sarebbe bastato anche Hydro Pulsar. Questo ride quando perde, va bene, contento lui. Andiamo a sfidare anche quell'altro allenatore. Eccoci qui. Proprio poco prima di Lino. How did you climb up here already? Come hai fatto a scalare, ad essere già qui? Beh, mi spiace, caro Craig. Sono veloce. Contro Roggenrola, eh? Andiamo di Waterpulse. Se non ha vigore, infatti muore, però ha vigore, quindi ce lo prendiamo in quel posto. Round. E addio, Roggenrola. Frogadier a livello 27, abbiamo battuto anche Craig. A questo punto, prima di andare a sfidare il buon Lino, curiamoci un attimo, diamoci una bella pozioncina qui. Anzi, un paio di belle pozioncine, probabilmente sì. E sfidiamolo. Sfidiamo Lino. Salve. Bel lavoro, ragazzo. Hai scalato tutta questa via senza alcun aiuto. Non posso ignorare quel tipo di forza di volontà, quindi andiamo a. Usiamo tutta la nostra forza e non preoccuparti. In questa palestra puoi usare quanti Pokémon vuoi. Non trattenerti. Beh, mi spiace Lino, ma non è proprio. Non sono l'allenatore adatto con cui fare lo sborone, eh? Eccolo qua. L'arrampicatore, lo scalatore. Selvaggio, ma comunque figo. Va bene. Andiamo con Surf. Tra l'altro Onix livello 25, non male come livelli, eh? Contando che noi siamo leggermente overlivellati, non male. Tyrant? Quindi il fossile. Eccolo lì. Non è super efficace? Beh, andiamo allora di Geloraggio. Questo sì che è super efficace. Perfetto, abbiamo sconfitto Lino. È stata una lotta veloce e indolore per noi, non per lui. Sono impressionato. Hai conquistato questa montagna. Wow. E ti sei guadagnato la medaglia Rupe. Eccola qua. E anche questo MT Rotolamento. Attenzione, se arriva l'MT Rotolamento, diventa sempre più forte ad ogni turno. Vai a nord di qui. A gym should be there for you to challenge. Ok, a nord di qui dovrebbe esserci una palestra da essere sfidata. A questo punto quindi andiamo effettivamente a nord. Facciamo un attimo tappa al centro Pokémon, giusto per resettare per bene i nostri Pokémon e riprendere più che altro i PP dalle mosse di Frogadier. E proseguiamo. Continuiamo quindi ad avere tre Pokémon in squadra, essenzialmente, di cui solo due è davvero utilizzabile perché Pikachu non intendo non usarlo più di tanto. Perché ovviamente distruggerei tutti con un colpo, non che sia cambiato qualcosa in questa palestra con Frogadier e con Surf, però perlomeno non uso un Pokémon a livello 70 contro Pokémon a livello 20, che dite? Ok, a questo punto possiamo andare a nord. Eccoci qui. E uscire sul percorso 10. Eccoci qui, allora. Mettiamoci davanti Fletchinder. E via. Oh, guardate lì chi c'è.
Guardate lì chi c'è. Dianta, che mi sembra anche in italiano rimanga Dianta. È un mega ring quello. Devi essere allora un allenatore molto forte nelle mega evoluzioni. Perché? Ah, tu non conosci, non sai cosa sia una mega evoluzione? Ah, bene, te lo posso insegnare. Una mega evoluzione è un potere che migliora un Pokémon oltre le normali evoluzioni. Permettimi di dimostrartelo. Ah, quindi ora combatteremo contro una mega evoluzione? Eccolo lì, tra l'altro, Dianta, la campionessa di questa regione. Che va nel campo Gardevoir, lei lo farà mega evolvere, anzi la farà mega evolvere, vediamo. Noi colpiremo con tutta la nostra forza con acrobazia. Gardevoir, sì. Eccolo, ok, non c'è un'animazione, però c'è comunque il nuovo sprite. E appare il simbolo della mega nello status del Pokémon. Andiamo ancora di acrobazia. Niente, mi ha disintegrato il povero Fletchinder. Solamente perché era più veloce però. Fossimo stati più veloci noi, l'avremmo battuto. Allora, andiamo di Surf. Attenzione, resiste, eh? Ah, la faccia. Beh, giustamente è anche mega evoluto, quindi ci sta. Insomma, se c'è qualcuno difficile da buttare giù, quello è un Pokémon mega evoluto, insomma. Hai visto? Certo che abbiamo visto. Impressionante, non è vero? Potrei imparare di più su questa cosa andando a Nord. Gurkin should be able to tell you. Gurkin, ok. E prendi questo anche. Non puoi mega evolvere senza la pietra adatta. E ci dà la Gardevoirite. A questo punto fatemi un attimo andare di nuovo a curare il mio Fletchinder che è stato disintegrato da un cittone che ha fatto mega evolvere il Pokémon. E a questo punto quindi iniziamo a raccogliere, come vi dicevo, gli strumenti peculiari di Kalos, ovvero le mega pietre. Per mega evolvere i Pokémon. La prima mega pietra quindi che otteniamo è la Gardevoirite. E se voi quindi avete un Gardevoir potete tranquillamente farlo mega evolvere. Cioè non ci sono vincoli sul fatto di possono evolvere, mega evolversi solo i Pokémon di Ash o cose di questo tipo. Potete fare quello che volete, potete mega evolvere quello che vi pare. Ok, iniziamo a sfidare gli allenatori. Tu non sei un allenatore? Sì, sei un allenatore. We just found a flower for her. Ok, hanno appena trovato un fiore per lei. Ok, Gray. Ma nel campo Flabébé, non l'abbiamo ancora catturato Flabébé, giusto? Ci manca ancora, andiamo di Flame Charge. Flame Charge inizia ad essere però un po' debole come attacco, come vedete. Andiamo poi di attacco rapido. Conviene usare acrobazia in questi casi. Well done, grazie caro. Qui sotto non c'è nulla, nemmeno strumento invisibile, non sembra. Qui nemmeno, no. Però si può pescare volendo lì, quindi magari c'è un Pokémon nascosto in acqua. You're about to see perfection. Stai per vedere la perfezione, ci dice questa allevatrice di Pokémon. Niente. Che manda in campo? Oddio, Slurpuff. Che Pokémon brutto, ragazzi. Allora, acrobazia. Questo dovrebbe essere tipo folletto, giusto? Bruttino, secondo me non è un bel Pokémon questo. Dovrebbe essere l'evoluzione di Swirlix, tecnicamente, no? Prima però voglio fare i soliti classici tre tentativi per vedere se esce fuori un nuovo Pokémon da qui. Vediamo. Se esce un nuovo Pokémon da poter catturare. No, ancora Corsola. Questo Corsola davvero mi sta perseguitando. Anche nello scorso episodio, se ne ricordate, c'erano i Corsola che uscivano in continuazione dall'amo, dall'acqua. Oh, Binacool, trovato! Allora, posso dire che questo è uno dei Pokémon più brutti in generale? Ma in generale, non della sesta generazione, proprio più brutti mai concepiti e mai fatti, Binacool. Lui e la sua evoluzione Barbaracool sono davvero brutti, eh. Ma tanto, tanto brutti. Sembrano di quei Pokémon tipo, non so, disegnati da dei bambini scemi. Two-handed Pokémon, guarda che brutto. Questo potrebbe essere un Pokémon, uno di quei Pokémon che, non so, disegnavo io da bambino. Qui troviamo Trumon, revitalizzante invisibile. E magari in queste rocce ci può essere un altro strumento invisibile. Vediamo, se sono poche le faccio tutte, se no amen. Mi sa essere un po' tantine, però, già che ho iniziato, direi di fare anche queste. Sono un po' tante, no? Ok, sono un po' troppe. E lì abbiamo, tra l'altro, una capopalestra. Salve. Questo è un allenatore. Sfidiamolo.
Myron, che manda in campo Pancham, tipo lotta, quindi noi useremo acrobazia e lo disintegreremo. Perfetto. Aspetta, no, non aspetto niente. Allora, non ci sono strumenti qui, però c'è lei da sfidare, immagino. Corrina, che viene tradotta in italiano con Ornella, se non sbaglio, e non capisco per quale motivo da Corrina siamo passati ad Ornella, ma dettagli. Finalmente, ti stavo aspettando. Sei il mio ultimo allenatore prima che io possa finire la mia sfida di 100 allenatori, sconfitti, immagino. Una volta che avrò finito, potrò andare a cercare la Mega Stone per Lucario. Attenzione, la Mega Pietra per Lucario. Com'è che si chiama la Lucarite? Ecco qua, che parte la sfida con Gym Leader Corrina, infatti è una capopalestra. E manda in campo Lucario. Allora, andiamo di Flame Charge, che tecnicamente è super efficace, mentre Acrobazia no. Andiamo ancora di Flame Charge. Di pochissimo l'abbiamo ucciso. Questo mi farà male. Fortunatamente non troppo. E andiamo ancora di Flame Charge. Buono, dai, Flash Cinder 1v1 con Lucario e l'abbiamo tirato giù. E abbiamo battuto anche Corrina. Sì! Grazie per l'aiuto. Ora posso andare a cercare la pietra. Wait, you're doing gyms here? I'm looking forward to you then, later. Ah, stai comunque facendo le sfide delle palestre? Ti aspetterò allora. Ovvio che mi aspetterai, sono l'ospite d'onore. Aiutami ad allenare il mio team. Ma certo che sì, ma certo che sì. Che team hai? Bibarel. Strano davvero un Bibarel a Kalos. Un po' lontano dal suo habitat originale, non trovate? Questo castorone? Ok, Pachirisu. Lasciamo d'altronde Fletchinder. Lasciamo Fletchinder. E andiamo di Flame Charge, sperando che non abbia statico. Che forse non ha statico, però Nuzzle ci paralizza, appunto, elettrococcola. Ci paralizza di brutto. Ah, godo! Anche se non è servito a nulla bruciarlo, però si gode sempre quando si attivano queste abilità. Ed infine Hippopotas. Sì, ma andiamo un attimo Frogadier. Preciso, preciso. Per far riposare un attimo Fletchinder, che è mezzo morto. Allora, Sandstream, va bene. Andiamo di Water Pulse, dovrebbe bastare. Esattamente. E addio Hippopotas. A questo punto diamo una curatina al nostro povero Fletchinder. Ecco fatto, qualche pozioncina. Anzi, direttamente una super pozione a questo punto. Siamo già entrati in range di super pozione qui, eh. Sfidiamo questo fanta allenatore, credo. Dianta è così forte. Questo si è innamorato di Dianta, eh. Absol. Ok, tipo buio se non sbaglio lui. Tipo buio, quindi non ho particolari mosse per poterlo colpire. Andiamo di acrobazia. Psycho Cutoff mi ha fatto malissimo. Andiamo di attacco rapido. E addio Absol. E abbiamo battuto anche Magnus. Qui troviamo una Thunderstone, che mi prendo molto volentieri, mentre di qui non sembra esserci nient'altro. Perfetto, proseguiamo. Pokémon selvatico. Vediamo un po' chi esce. Oh, un Medicham. Che ovviamente abbiamo già, perché abbiamo completato il Living Dex di Hoenn. Saliamo, altro strumento qui, andiamo a prenderlo. Prima però abbiamo un altro Pokémon selvatico. Quindi un altro Medicham. Fuga. Ok, una precisione X, avremmo anche potuto non prenderlo questo. Là sopra abbiamo un altro strumento nell'angolo, però prima sfidiamo l'allenatore. I'm channeling my energy, don't bother me. Questo sta focalizzando, sta canalizzando la sua energia. Non dobbiamo disturbarlo, il povero Robert. Che manda in campo Solosis. Che si beccherà un Acrobatics in faccia e morirà, immagino. Esattamente. Wow, fortissimo questo allenatore. Oh, e qui abbiamo una Kangaskhanite. Altra mega pietra. E qui abbiamo uno Swirlix. Che quasi quasi catturerei per farlo direttamente evolvere. Intanto direi di prenderlo, poi ci penseremo. Se magari troveremo la sua evoluzione lo cattureremo. Se no, ce l'ho già livello pronto da farlo evolvere. Non devo poi andarmelo a cercare di nuovo, quando magari ho finito la regione e voglio fare il Limindex. Ce l'ho già lì, bello pronto. Ok, e siamo arrivati a Joseng Town.
Che non è il Ginseng Town, eh. Joseng Town sarebbe Cromleburgo in italiano. Eccoci qui. Ecco qua. Salve. Sick of Pokémon Evolving? Use this. E ci dà una Everstone. Grazie mille, caro il mio scienziato. A questo punto, però, esploreremo Cromleburgo e proseguiremo nella nostra avventura Kalos nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, se, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!